Niente, niente. Non sto a fuoco, sto a fuoco. Non sto a fuoco, sto a fuoco. Finestra di merda. Vorrei potermi fidare di una macchina. No, no, che cazzo ragazzi, sono a fuoco veramente. Ma tu sei un... No, va, non mi metto a fuoco il dito. Ma che è morde. Dove metto la civetta? Andato. Io lo so che tanto sta adesso sarò off a fuoco. Vabbè, anche se sarò sfocato non me ne fotte una beata minchia perché tanto sono miope. Ciao ragazzi, benvenuti a questo I Vlog You 6. 6 se non sbaglio. Questo mette a fuoco anche la polvere che gli passa davanti. No, perché adesso è il fuoco manuale. Dicevo, questo è un I Vlog You 6. Molto breve perché a me non piace fare i vlog, dove vi spiego anche quante volte vado, sta zitto, quante volte vado al bagno o quante volte mi faccio la barba sul pene. Sì, no, sarà molto breve perché come sapete mi rendo un po' mi imbarazza molto chiacchierare davanti a una telecamera che mi punta quell'obiettivo davanti. Che cosa vuoi da me? I soldi, prendili. Ci sono 2 euro sotto il cuscino. Me li ha portati la fatina dei denti. Ah! No, niente, comunque dicevo. Come state, cucciolotti? Sì, beh, sono invecchiato di un altro anno. Sono 22, per chi non lo sapesse. Sono 22 anche per chi risponderà. Sti cazzi. Vabbè, il 2 novembre è stato il mio compleanno e niente. Ieri che era 6 novembre, quindi il 6 novembre è San Leonardo. Ma non me ne fotto una beata minchia. Va bene, ma di che cosa posso parlare se non di... Non so se si è messa a fuoco. Io ho paura a toccarla perché... Oh, cacchio, ma se qui sono a fuoco significa... Che qui non lo sono. Non so se si vede, vabbè, anche se la metto qui davanti. Si capisce che c'è stato un salto di qualità. Dopo quasi 4 mesi di agonia, notte che non ricordo, finalmente ho fatto il grande passo ed ho comprato una Canon 650D. Che macchina ragazzi, è una gran compagna di viaggio, l'ho già soprannominata tipo Tata. I passi di chi sono questi passi? Comunque dicevo, l'ho già soprannominata Tata, così, perché è una bestia. E no, è stato il primo nome che mi è venuto in mente, ma non me ne fotterà una beata minchia, ma io lo dico perché è il mio vlog e voi lo state guardando, brutti stronzi. C'è stato questo salto di qualità, e solo nella parte visiva, nella parte tecnica, perché i video continueranno a far cagare. Ma non me ne importa nulla, io continuerò a farli. Cosa numero 2 di cui vi volevo parlare, ma così importante da cerchiarla nel calendario. Il 17 novembre, cari miei, ci incontriamo! Ci incontriamo perché? Perché così me va. Se potevo incontrare, ci siete problemi? No, vabbè, ci incontriamo come mi avete chiesto per un anno di seguito, visto che dallo scorso anno mi dite ho deciso appunto, visto che si è creata l'occasione, di fare una specie di meet and greet. In poche parole, ci incontriamo e ci prendiamo un caffè. No, beh, che ne so, famo quello che ci pare, chiacchieriamo, balliamo. Dove si farà? Quando si farà? E a che ora si farà? E perché si farà? E il perché, già ve lo dico subito, non esiste. Si farà il 17 novembre da Poix a Roma. Vi spiego tutto. Sabato, quindi sabato 17 novembre 2012, ore 16:30, da Poix, che è un negozio di abbigliamento che si trova in via Tripoli 3B. Sarà una cosa molto divertente perché ci incontreremo, così io sarò lì a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Per qualsiasi cosa. E poi niente, per tutte le informazioni le trovate qui in descrizione.
Oppure potete andare direttamente sulla mia pagina ufficiale. Comunque, vabbè, qui sotto c'è il link all'evento al quale se venite dovete mettere parteciperò. Questo evento si terrà appunto da Po a Roma, si trova a 10 minuti dalla stazione Termini, quindi è facilmente libilissima, facile da raggiungere. Veramente facile. Niente, se vi va, io sono lì. Questo vlog penso che termini qui. Ciao, ci vediamo il 17 con un altro stupidissimo video. A breve.